Cambiamo sport nei nostri appuntamenti in cui chiacchieriamo e facciamo conoscere sia gli atleti che le società del territorio canavesano. Oggi ci addentriamo nel mondo del basket. Una società storica, quella che andremo a presentare, e andremo un attimino a capire quali sono i progetti e le speranze sia del presente che del futuro. Una realtà che coinvolge tantissimo i giovani del territorio e che nell'ultimo periodo è riuscita anche ad allargarsi a macchia d'olio per quanto riguarda le strutture nelle quali si allena e si gioca. Stiamo parlando dell'USAC Rivarolo Basket. Qua è con noi Alessandro Castagna. Ciao Davide. Ciao Alessandro, tu sei ormai storico presidente, sei una delle colonne portanti di questa società. Quando si parla di USAC non si può non parlare di Alessandro Castagna. Alessandro, con te giustamente vorremmo addentrarci un po' in questo mondo, perché al di là delle partite, al di là dei risultati, dietro c'è un discorso di maturazione di ragazzi, di crescita, di socialità, e quindi questo credo che sia il messaggio importante che voi date naturalmente nel quotidiano, ma che credo che sia giusto che conoscano anche chi non frequenta le palestre e la vostra realtà. Raccontaci, Alessandro, quello che sono i vostri progetti. Da qualche anno, dopo il Covid, abbiamo continuato la crescita dei bimbi e delle bimbe che incominciano a giocare a basket. Infatti, sottolineiamo, il basket è uno sport per tutti. Sì, assolutamente. Noi da 3 anni abbiamo un po' scommesso anche sul settore femminile, che storicamente in Piemonte ha sempre avuto numeri molto bassi, parallelamente all'aumento delle bimbe che giocano da noi, abbiamo notato che un po' in tutta la regione sono aumentate le squadre. E quindi dal settore giovanile, che oramai da anni che abbiamo completo, quindi dai 5 ai 18 anni, nelle ultime 3 stagioni abbiamo appunto un po' ci siamo allineati all'andamento regionale, abbiamo aumentato le bimbe, sono passati da una squadra 2 stagioni fa, 2 nella stagione scorsa, quest'anno giocheremo con 3 squadre femminili, l'Under 13 più 2 giovanili, più 2 scusami, squadre di mini basket. Settore giovanile appunto è completo, cominciamo con i pulcini, abbiamo bimbi del 2017-18, anche qualcuno del 2019, e poi a crescere i campionati di mini basket stanno incominciando, i campionati di basket giovanili sono già incominciati, certo. E quindi la crescita è costante. Più o meno, Alessandro, ti chiedo, quanti tesserati avete oggi? Siamo solo agli atleti intorno ai 260. Beh, notevole. Sì. Perché stiamo parlando, se mi permetti, di numeri che fanno generalmente società calcistiche, quindi già di un ottimo livello. Quindi essere sì, già siamo, quest'anno abbiamo 15 squadre iscritte ai campionati, abbiamo alcune annate mini basket dove facciamo 2 campionati perché non per far giocare tutti. Certo. La difficoltà che abbiamo è che mancano gli impianti, quindi un po' la cosa che ci preoccupa per il futuro non è quanti saremo, ma dove sarete? Ci metteremo. Già oggi abbiamo alcuni allenamenti un po' sovraffollati, ma non possiamo fare altrimenti perché possibilità è quella. È un po' il problema storico di questo territorio del Canavese, quello di avere a disposizione strutture per ospitare. Ma io dico che è una cosa positiva il fatto che ci sia questa crescita, perché significa che state lavorando bene, avete gettato un seme e oggi state raccogliendo i frutti. Sì, è una cosa che arriva da lontano, appunto vedendo i numeri che abbiamo e confrontandoli anche con quelli di una decina d'anni fa, sono letteralmente esplosi. Sì, sono letteralmente esplosi, sicuramente avercela fatta rimanere attivi negli anni, nel paio d'anni a cavallo del Covid, ha aiutato, ha dato fiducia alle famiglie, molti bimbi incominciano
perché famiglie di bimbi che giocano da noi hanno parlato bene di noi in giro, quindi è tutto basato sul passaparola più che sul volantinaggio o l'attività nelle scuole, che in realtà penso, fortunatamente all'elementare ci sono gli insegnanti di ginnastica per le quarte e le quinte, quindi l'attività che facciamo noi è limitata alle classi piccole, quindi la pubblicità che ci facevamo a scuola è diminuita, ma abbiamo aumentato appunto con il passaparola. E siamo felici perché ovviamente avendo più la base è larga, più uno può, man mano che la gente cresce, anche sia dividere i gruppi in base alle capacità, quindi dando a ognuno un ambito, un campionato in cui fare bene, né troppo facile né troppo difficile, e poi è il bacino da cui attingiamo per la Serie C o comunque la prima squadra, ovunque sia, anche perché poi ci sono le riforme di campionati già attuate in questa stagione che continueranno anche in quell'avventura, quindi dove giocheremo è un punto di domanda in quella categoria, ma non è una cosa che ci rovina il fondo. Si vedrà passo passo. Sì, usando appunto un classico gergo del basket, mi hai dato un assist perché hai parlato di Serie C. Allora, la squadra vostra, la prima squadra storica, quest'anno è nel campionato di Serie C, un campionato in quest'anno interregionale, nel senso che oltre a essere squadra del Piemonte c'è anche della Liguria, quindi un campionato che pur essendo ancora regionale diventa interregionale. La vostra squadra ha iniziato questa stagione tra alti e bassi, due importanti vittorie che comunque fanno morale e anche classifica, e volevo appunto chiederti un pochettino quelli che sono anche in questo caso gli obiettivi che vi siete posti con il quintetto di Serie C. Ma allora, è un anno di passaggio appunto, perché c'è stata la riforma dei campionati, c'è una formula un po' particolare, abbiamo appunto delle squadre, ci sono due gironi, con le piemontesi ci sono tre squadre liguri, una è con noi e due sono nell'altro girone. Nella seconda fase, playoff, playout, le liguri scompaiono, no? E quindi abbiamo nel campionato ci sono delle squadre che giocano, ma po' fuori classifica, cioè sono in classifica. Ma una volta si usava, c'era il fuori classifica, oggi invece li fanno giocare tutti così. Ci saranno dei playout, che in questo momento è dove siamo, bisogna anche badare, anche playout, anche qui un po' particolare dal momento che si ricomincerà da capo con i punti, sarà un genere italiana dove si ricomincia tutti da capo, dove poche squadre si salveranno, probabilmente tre su una decina. Cavolo. Quindi, allora, da un lato c'è il vantaggio che anche paradossalmente uno anche le perdesse tutte nella prima fase, poi ricominci da capo. E lì dove conta. Lì sarà poi un girone molto combattuto, molto difficile, e quante scenderanno sarà anche legato a come vanno le piemontesi in B, quindi adesso è una cosa talmente lontana, è talmente tutto ipotetico che... Diciamo che a livello di obiettivi bisogna vivere giorno per giorno. Sì, assolutamente. Definiamolo così, perché effettivamente non può essere altrimenti. No, è tutto molto, molto in divenire. La squadra è nuova perché innanzitutto abbiamo cambiato il coach, c'è Mattia, il cambio del coach è una cosa che avevamo già deciso a inizio stagione passata, che sarebbe stata, avevamo deciso di cambiare, in cui abbiamo deciso che sarebbe stato l'ultimo anno in quel modo. Abbiamo perso un giocatore importante come Giacomo Sartore, che è andato a Biella. Che sotto le planche era uno che faceva la differenza. Lui col suo talento molte volte risolveva situazioni complicate, quindi quei giocatori che da soli possono farti vincere anche quando magari possono cambiare una partita in corso d'opera. Oltre ad essere un leader nel gruppo. E quindi tutto la somma del cambio del coach, l'inserimento di alcuni giocatori nuovi,
ha fatto sì che noi mettessimo in conto che avremmo incominciato per in salita in maniera un pochino più difficoltosa. Il campionato però è molto molto equilibrato, tutti non c'è più, non ci sono più squadre imbattute né squadre che non hanno mai vinto, certo. Quindi ogni giornata sì, ho visto che molte partite effettivamente poi si decidono o nei minuti finali o quando c'è qualche strappo non è così mai decisivo o così importante da chiudere la partita per dire no, ogni giochiamo, poi ovviamente come tutti gli anni contano anche molto gli infortuni, quindi certo. Devi anche avere un po' di fortuna a non perdere la diabendata deve dare noi adesso abbiamo Gianmauro Pucci che il signore è infortunato alla spalla, lui è uno dei migliori attaccanti e quindi stiamo anche giocando certo, un po' con meno, handicap un po' meno mati però appunto non è siamo tranquilli perché non è sta andando come immaginavamo, bisogna dare tempo al tempo e soprattutto alla squadra di crescere. Hai parlato del cambio del coach, adesso invece è coach Ferraris che è arrivato quest'anno e in sostituzione di un personaggio che purtroppo il 2023 è stato un anno sicuramente non facile per voi, per il basket canavesano in generale, perché quest'anno è mancato Tito Porcelli, improvvisamente un personaggio straordinario, un uomo eccezionale, e anche se è doloroso ed è un lato sicuramente non facile, ti chiedo di ricordare Tito, perché Tito veramente ha lasciato in tutti coloro che l'hanno conosciuto, i ragazzi che ha allenato, ma anche noi che eravamo fuori dal campo e abbiamo avuto modo di conoscerlo, ha lasciato qualcosa di indimenticabile. Sì, è esatto quello che dici. Da luglio, da inizio luglio, è capitato il 2 luglio, fino ad oggi le testimonianze di ogni settore del basket, da chi gioca, chi allena, ma gli ufficiali di campo, gli arbitri, o come dicevi tu, anche gente certo, detti a lavori esterni, certo. Quanto fosse una persona eccezionale, Tito, mi viene ripetuta continuamente, certo. Perché io ci lavoravo quotidianamente insieme, insomma io già capivo quanto che persona eccezionale fosse, poi certo. quanto anche da chi lo conosceva meno questa cosa fosse percepita, è una cosa che mi ha colpito, perché appunto certo. Io ci vivevo insieme, avevo una prospettiva certo, molto molto vicina, vivendolo ma, di più, sì, era più facile capire quello che era, ma ripeto, invece spesso veramente gente che appunto ha avuto magari anche contatti saltuari o minimi, ha espresso in maniera chiaramente sincera quello che è il dispiacere, il dolore perché Tito non è più con noi. In realtà poi Tito è con noi, nel senso che stiamo dando continuità al lavoro che lui faceva. Molte scelte che attuiamo oggi le avevamo pensate con lui, quindi abbiamo gli striscioni in palestra, ma noi cioè, lo sentiamo vicino perché appunto il lavoro di oggi è stato pensato ieri con lui e quindi nel segno nel solco che lui ha tracciato come continuo. Sì, molte cose, anche appunto alcuni problemi che capitano quotidianamente, penso alle cose che ci dicevamo, a come le affrontavamo e come le avevamo potute affrontare con lui, quindi certo. Tito cioè, ha lasciato un buco gigante nel nostro cuore e nella nostra società, perché poi ovviamente è una cosa secondaria rispetto all'affetto, ma Tito avrebbe allenato 3 gruppi quest'anno, quindi ho dovuto sostituirlo un po' in corsa, nel senso che a luglio bene certo. Male sì, la stagione è già definita, non è partita ma quella che era è definita, quindi cioè, lo sentiamo spesso con le magliette, lo sentiamo spesso sempre certo. Vicino a noi. Il cambio con Mattia appunto era già stato deciso, sì, quindi sì, quello certo. È stato sicuramente anche quello, penso un po' abbia anche un po' condizionato i giocatori, nel senso che un conto è non avere più Tito in panchina, ma certo, saperlo vederlo dall'altra parte piuttosto di sapere quindi, che oggi fisicamente non è più vicino a voi. Quindi,
le novità della CI sono state, oltre che quelle diciamo tangibili, anche, ci sono stati anche cambiamenti che... Certo, esulano da quello che è la parte sportiva, diciamo, è il discorso di prima, voi siete una società in cui il lato umano, l'aspetto sociale, l'aspetto della... dei rapporti interpersonali sono fondamentali e sicuramente, ripeto, non potevamo ricordare Tito perché, appunto, come hai detto tu, anche se fisicamente oggi non è più vicino a voi e non è con voi, in realtà c'è sempre ogni giorno. Arriviamo alla fine di questa chiacchierata e ti ringrazio sin da ora per esserci venuto a trovare. Ci potremmo raccontare molto di più, ma il tempo stringe, soprattutto. Ci ritroveremo più avanti, ti rinviteremo naturalmente con eventualmente anche altri componenti della vostra società per raccontare il mondo user. Da buon giornalista mi tocca chiederti sempre, ok, oggi l'USAC sta facendo il suo cammino, campionati, tornei e tutto il resto. Quali sono le prospettive future? Anche sotto il punto di vista di questi numeri che ci hai detto, cioè siete tanti, quindi alla fine dei conti difficoltà di allenamento, quindi questo basket a macchia d'olio che si allarga sul canavese, come vi state comportando? Quali sono i progetti che porterete avanti nel prossimo futuro? Ma dunque, a Rivarolo gli impianti sono saturi, quindi non c'è più possibilità di cercare spazi nuovi. Abbiamo aumentato quelli che avevamo al Poli, sono liberati alcune ore e le abbiamo immediatamente occupate. Ci stiamo allenando a Feretto, dove la palestra non è male per i gruppi piccoli, medio piccoli, sono 12-13 anni, 14, e puntiamo, ovviamente usiamo anche quella di San Giorgio perché collaboriamo con Golden River, con la C siamo a Ivrea, la prima squadra a giocare a Ivrea, siamo a Ivrea e... Per il 2024 ci stiamo muovendo per avere degli spazi in paesi vicini, perché ovviamente appunto il problema è che non puoi essere in 40 in campo o trovarti a dividere il campo in due col mini basket perché non lavori bene, cioè diventerebbe... Alessandro, ti faccio una battuta, è che quando si allarga la famiglia bisogna a volte cambiare casa e prendere una un po' più ampia. In questo caso la casa rimane Rivarolo per certi versi, però è vero che se c'è bisogno di più stanze bisogna andare a cercare dove c'è sono. Ci piacerebbe che dopo 40 anni, perché il polisportivo di primi anni 80, è una città di Rivarolo che ha così tanta attività, insomma noi, cito il volley e il karate che sono i nostri coinquilini, utilizzano principalmente poi ci sono molte, ci sono altre arti marziali che so che usano degli spazi un po' improvvisati. Sicuramente sarebbe bello avere un impianto moderno, nuovo, dove poter fare le attività nel modo migliore possibile, altrimenti bisogna sempre adattarsi e fare meglio, cioè non, è difficile fare meglio quando gli spazi sono piccoli, gli impianti sono vecchi, quindi il nostro auspicio è usciamo da Rivarolo adesso, ma domani o dopodomani essere comodi a Rivarolo con un impianto nuovo. Beh, mi viene da fare una battuta, la faccio io, nel senso che non è neanche del tutto piacevole quando giochi in casa, è come se giocassi in trasferta. Poi in realtà Ivrea quest'anno, siete state lì nelle ultime stagioni, non è fisicamente così distante, però in realtà non è come giocare in casa, è come giocare in trasferta comunque. No, infatti poi a Rivarolo pubblico anche voglia di vedere partite, ad esempio c'è la Golden River che gioca in promozione ed è fatto quasi solo da nostri giocatori della giovanile, gioca al Poli, ha giocato i playoff, abbiamo riempito il Poli, ha incominciato il campionato 2 settimane fa e c'è un sacco di gente. A Ivrea il pubblico ci segue, ovviamente non è come il fatto di dire uscire di casa stasera, cosa faccio? Mi passa un sabato sera alternativo, vado a godermi la partita di basket. Sì. Una volta, forse
qualche anno fa era un po' più classico, oggi sono cambiati i tempi, però la passione per lo sport e la voglia di vedere un bello spettacolo sicuramente rimane. Alessandro, io per il momento ti ringrazio. Grazie a te, Davide. Naturalmente vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e vediamo naturalmente quello che sarà la stagione, ma soprattutto quando ci saranno delle iniziative, anche perché so che organizzate sempre qualcosa di bello e sicuramente organizzate ancora qualcosa di interessante anche per ricordare Titto. Siamo a vostra disposizione, vi inviteremo e faremo un'altra chiacchierata. Va bene. Alessandro, per il momento grazie. Siamo i saluti, alla prossima. Grazie. Ciao. Grazie.